a te e a tutti i ciurmi e benvenuti da Gigrini in questo nuovissimo episodio su The Evil Within 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 25 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ci eravamo guardati un po' in giro, eravamo andati alla ricerca di diversi oggetti eccetera eccetera. Non ero riuscita a trovare il fucile di precisione. Credo forse di aver capito dove si trovi ragazzi. Qualcuno di voi mi ha detto che forse si trova sopra il tetto, una roba del genere. Quindi non perdiamo più tempo ragazzi. Siamo di nuovo qua. Il problema è che la volta scorsa avevamo vissuto un'esperienza totalmente paranormale all'interno di una casa, ragazzi, ed è stato assolutamente un incubo, direi, di guardare all'interno delle scatole, perché sicuramente ci sarà qualche oggetto utile. Ci sono scatole anche qui dentro, direi di guardarci dentro, spero non ci siano brutte sorprese, tipo tag tag tag. E siccome io avevo dimenticato questo dettaglio, ragazzi, qualcuno di voi mi ha detto: Giocherina, stai attenta, perché attraverso la creazione improvvisata utilizzi praticamente tipo il doppio degli oggetti che si utilizzerebbero su un banco da lavoro per la creazione tipo di proiettili e roba del genere. Per cui io l'altra volta, ragazzi, ho creato proiettili come se non ci fosse un domani, totalmente così allo sbaraglio, e quindi ho utilizzato probabilmente molti più oggetti di quelli che avrei utilizzato se avessi utilizzato un banco da lavoro. Allora, la volta scorsa diceva, ragazzi, di indagare su entrambi i punti di risonanza, la missione segnale ribelle. Noi siamo qua, qui dovremmo indagare sia qua che qua. Ah, ecco ragazzi, sulla mappa c'era indicato dove era il fucile di precisione. Vabbè, devo commentare? Mi sa che è meglio non commentare, ragazzi. Allora, qua c'è qualcuno di molto arrabbiato, sembrerebbe. Ah, ci siamo proprio davanti. Che bella notizia, credo di aver trovato il posto dove si trova il resto del fucile di precisione danneggiato, però non ci terrei molto ad entrare effettivamente. Guardiamo qua dentro, anche dentro la spazzatura, come facciamo sempre. Ebbene, rovistare, non c'era proprio una minchia. Seb, gioia Seb. Allora, forse è qua che dobbiamo andare. Però qua vedo qualcosa che sbrilluccica. Ci sono delle casse che sono meravigliosamente sospese per aria, sembrerebbe. Proprio la fisica di questo gioco fa faville. Prendiamo questi oggetti, ragazzi, e direi di provare a salire queste scale. Vediamo un pochettino se qua c'è quello che ci serve, quello che cerchiamo, insomma, dalla volta scorsa. Qualcuno di voi infatti mi aveva detto che probabilmente era sul tetto. Effettivamente ci stiamo dirigendo sul tetto, quindi l'indizio che mi avete dato era giusto. Per cui, se non ci sono brutte sorprese qua ad aspettarmi, cosa che temo, infatti ce n'è uno lì, guarda caso, e quello, se non sbaglio, sarà il resto del fucile di precisione che stiamo cercando e agognando tipo da 20 secoli. È arrabbiatissimo, guardate con che veemenza si gira da un lato e dall'altro. È una volta buona che posso ritenermi. Ecco qua. Ovvio. Vaffanculo! Perché ti odio con tutta, ti posso odiare con tutta me stessa. Prendi questo. Adesso immagino che si saranno risvegliati anche gli altri, ovviamente. Ma che cavolo, se comunque col coltello fai un po' pena, lasciatelo dire. Sono svegliati? Per nostra fortuna sembrerebbe di no. E vediamo un po' che cosa abbiamo qui. Allora, pezzi, niente per costruire altri oggetti. E qua c'è il fucile, ragazzi, finalmente. Sono così felice. Via, uccellacci! Allora, colpi per pistola, polvere da sparo, una bottiglia che ci ripaga di quella che abbiamo appena usato. Pezzi e finalmente. Ringrazio chiunque mi abbia indicato questa cosa. Il corpo di questo fucile di precisione è gravemente danneggiato. Con i pezzi giusti potresti ripararlo, ma il precedente proprietario non è in grado di aiutarti a trovarli. Ma guarda che già li ho trovati gli altri pezzi. Con chi credi di stare parlando? Qua che cos'ha? Il nostro amico? Ah, perfetto. Cominciamo ad accumulare anche proiettili per fucile di precisione. Ma direi che adesso posso ritenermi abbastanza soddisfatta. Direi che è il caso di approfittare del banco da lavoro che è qua dietro. Basta insomma non farsi scoprire, questo è poco ma sicuro. Rompiamo anche questa Seb. Ah, con molta violenza Seb, non c'era una cippa. Che gioia. Allora, dov'è il mio banco da lavoro?
È qua dentro, vero? Permesso. Ciao, ciao Neil, ben rivisto. Oh, finalmente ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ah vabbè, cioè penso che il costo sarebbe stato uguale. Vabbè, poco importa. Ce l'abbiamo! Woohoo! Questo fucile è estremamente preciso a lungo raggio grazie alla potente ottica per eliminare i bersagli senza sporcarsi le mani. E questo ci piace, ci piace. Direi di crearci pure qualche altro proiettile, ragazzi. Ok, una decina direi che possono andare bene. Per crearmi la siringa. Ok, una siringa, ragazzi, costa 3 erbe, per cui direi che siamo messi abbastanza bene, almeno per adesso. Ce ne rimangono 9, quindi potremo crearne almeno altre 3. Per adesso, ovviamente. Per cui direi di salvare la partita, visto che ci siamo. E a questo punto direi di andare anche a fare una visitina a Zio Gio, la nostra cara amica di Zio Gio, ragazzi. Perché avevamo trovato, non so se vi ricordate, una madunina che nascondeva una chiavellina. Vabbè, non faceva ridere. Arrivo Zio Gio. Ah, dove sei Tizio Joy? Mi sembra... Ah, avevamo trovato anche un'altra diapositiva noi, eh. È vero, ciao Robin, amore mio, gettini, che sei anche qui nel gioco. È questa qua, sei parla ancora con lì, Kidman. I dannati non riposano. Che succede? Non riesco a credere che Lily sia viva. L'incendio... Lily non è morta nell'incendio, ora sì, lo sai. Sì, già me l'hai detto. Dillo al mio cervello. Dillo agli incubi che ho avuto per anni. Seb. Perché l'hanno presa? Ci sono milioni di bambine. Perché proprio la mia? Effettivamente. Non lo so, Sebastian. La Mobius ha preso Lily molto prima che mi unissi a loro. Ah. So che non credi alle coincidenze, ma forse ti sforzi di vedere un disegno dove non c'è. Lo sai che alcuni crimini semplicemente succedono. Non c'è una ragione. Sì. Solo una persona sbagliata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Che culo, no. Pensa a te. Mi rifiuto di crederci. In ogni caso, devi dimenticare l'incendio, Sebastian. Sì. Non è stata colpa tua. E non sei responsabile della perdita di Lily. Ricordatelo. Va bene, Kidman. Lo darò per buono, anche se, cioè, sinceramente, fidarmi di lei, di loro, a sto punto non so. Whee! Magari possiamo potenziarci un po' anche adesso, eh. Tizia Joy. Dov'è Tizia Joy? Oh! Tizia Joy! Ho fatto qualcosa. Una chiave? Ottimo. Alcune chiavi aprono nuove percezioni, ma questo non è il potevi caso. Evitare di farmi venire banale, un infarto. Tuttavia molto utile. Sì, ok. Su, ne apra uno. Il contenuto sarà più utile a lei che qui dentro. Ok, che sembri? Quella della ruota della fortuna che gira... No, ma caspita, si chiamava quel gioco che girava le lettere. Tu mi apri gli armadietti invece. Guarda, andrò per ordine, aprirò prima questo. Tac. Ah, va bene, sempre ci può essere utile, dai. Direi che questa è la cosa più importante. Cerchiamo di potenziarci un po'. Oh, finalmente. Ok, direi che questa cosa è importante, ragazzi. Aumenta la qualità, la quantità di salute, scusate, recuperata usando gli oggetti di cura. Ovviamente, direi che questo è molto importante. Dopodiché l'atletica pure mi interessa. Aumenta il livello massimo della barra dell'energia. Ci sta, assolutamente. Anche questo riduce l'oscillazione del mirino delle armi da fuoco. Ci può stare. E la salute anche. Aumenta il livello massimo della barra vitale. Ci può stare, assolutamente. Ok, abbiamo potenziato praticamente un aspetto di ogni categoria. Questa cosa direi che è abbastanza importante. Vabbè, direi che per adesso, ragazzi, rimaniamo così. Ciao Tizia Gio, è stato un piacere vederti come sempre. Direi a sto punto, ragazzi, di salvare la partita di nuovo. Perché comunque, insomma, ho fatto dei progressi ed è importante assolutamente salvarli. Per cui, fatto questo, direi che è il caso, ragazzi, di tornare fuori. Purtroppo per noi, purtroppo per me, direi, principalmente. E di vedere un attimo allora cosa fare. Effettivamente dovremmo andare, ragazzi, ad indagare su questi punti di risonanza. E dopo c'erano altre onde? Non lo so. Allora, l'edificio dopo la chiesa sembrerebbe. Direi di non perdere più tempo, di andare ad indagare. Abbiamo cincischiato anche abbastanza, oserei dire. Per cui Seb, non perdiamo più tempo. Seb, ah, possiamo entrare anche in chiesa. Interessante. Perdonami per ciò che ho fatto. Perdonami per ciò che ho fatto.
Perdonami. Padre, oh, signore. Padre, padre. So che ho peccato, ma... Ancora sano. Non questa. Ti prego, non peccherò più. Perdonami. Padre, Donna, come vuole che la chiami? Ehi. Perdonami, signore. È tutto a posto? Oddio. Oddio, credo di no a sto punto. Ti prego, niente sotto. No. Niente sorprese. Niente sorprese. Eh sì, niente sorprese, sto cavolo. Si muove, si muove. Ok, scusate ragazzi, è stata una pausa. Si muove, stavo dicendo. Sì, purtroppo si muove. Eppur si muove. La conce tu madre. Vabbè, se in coppietta. Ah, quello che mancava. Ah, no, perché ho spostato la mira. Oh merda, pure a te. Fermo lì, così, bravissimo. Dov'è l'altro? Ah! Non ce n'era un altro? Oh! Non erano entrati in due qua. Oh! Ah! La conce tu madre! E vaffanculo, eh! Oddio, questo è grosso, oh! Ah, minchia, Seb l'ha fatto fuori con un colpo solo. Minchia, ha fatto prendere l'infarto. Perché pensavo fossero entrati già in due dentro la chiesa. Invece questo poi è entrato dalla porta d'ingresso senza manco bussare perché è un maleducato. Però, vabbè, poco importa. Io raccolgo tutto il mocciolo. Raccolgo il mocciolo del Don qua che si è fatto prendere alla sprovvista. E questo cadavere meraviglioso, con quell'espressione meravigliosa. Ecco, ecco, adesso gli siringhe non mi entrano più. Perfetto. Indaghiamo. Piuttosto combattivo per essere un prete. Sì, minchia, la siringa non posso prenderla, ragazzi, me ne sono creata due apposta per non rimanere a secco e adesso ovviamente ce n'era un'altra qui totalmente gratis. Comunque, a parte tutto, infatti avevo detto, cioè, non so se è una buona idea entrare in chiesa, ma poco importa, prendiamo questa polvere da sparo prima di dimenticarcela e direi che può andar bene così. Sì, direi che adesso posso tranquillamente dirigermi. Cos'è questo mucchio di cadaveri qua accumulato? Non lo so. Ok, non posso più prendere bottiglie. Là c'è un amico caro che si porta appresso mezzo cadavere. Che bella immagine. Wow! Le asce sostituiscono temporaneamente il coltello da sopravvivenza e combattimento. Uccidono istantaneamente alcuni nemici, ma si spezzano dopo un solo utilizzo. Puoi trovare le asce in giro per Union o sui nemici uccisi. Questo ci piace, indaghiamo un po'. Mazza, guarda. Che parti di mosche. Sì, sì. Ma che cavolo vuoi, toh? Ecco. Dritto, semplice, senza perdere tempo. Che c'è qua sotto? Che sbrilluccica. Sbrilluccica, sbrilluccica, sbrilluccica. Cos'è? Cosa hai trovato? Seb. Polvere da sparo. Mazza, come sbrilluccicava la polvere da sparo. Oh. Allora, dov'è sto posto? È qua a destra. Dovrebbe essere questa casa qua, ragazzi. Ah, il segnale ribelle è qua. Sì, 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 lo so. Questo già lo sapevo. Indaga un po'. Vedi un po', proiettili per pistola che sempre ci piacciono, ci fan comodo. Direi di ricaricare prima di rimanere a secco. Toc, toc. È permesso? Chi ce l'ha? Niente più sorprese, eh? Polvere da sparo. Anzi, no, polvere fumogena. Che bel servizio da te. Ah, sarebbe bellissimo poterlo distruggere. Pronto? C'è qualcuno nel bagno? Mi auguro di no. Perché non vorrei avere, sapete, brutte sorprese, visto che i cessi sono sempre i luoghi peggiori nei giochi horror. Devo ancora capire il motivo. Toc toc. Disturbo, sto interrompendo qualcosa. Ehi. Niente sorprese. Madonna, quanto è grande sto posto. E che è successo qua? Casino. Direi di guardare anche dentro i cassetti perché qualcuno di voi appunto ci ha tenuto a precisare. Giocherina, ricordati che puoi appunto indagare anche dentro cassetti e queste cose qua. Va bene, immagino che non mi resta che andare qua. Dove questa luce è messa così non...
Ok. L'ombra del ricordo mi ha fatto prendere tipo un infarto. Equipaggiamo il computer per arrivare laggiù. Ok, sintonizziamo un po'. Sai come usare il computer per arrivare laggiù, giusto? Cosa? Non vieni con me? Non c'è tempo. Vado a cercare rifornimenti all'autofficina. Vediamoci all'ufficio informazioni quando sei pronto. All'ufficio informazioni. Perché? Ho detto agli altri sopravvissuti di nascondersi lì. Ah, sì? Devo occuparmi di loro, finché sono solo cittadini spaventati. Sarà più facile ucciderli prima che si trasformino in quelle cose. Ottima idea. Ma questi sono dei sadici. Sono degli assassini, proprio in piena regola. Proprio senza scrupoli. Ma guarda un po' te, sti pezzazzi di merda. C'è qualcuno qui? C'è un'altra stanza. Madonna! Oh, che qua forse abbiamo trovato tipo il dorado de non so che. Questo pure posso prenderlo, un fusibile. Ah, qua c'è una botola. E se dentro queste scatole non c'è una cippa? Cioè ci sono queste scatole qua tutte ammucchiate e non c'è niente, va bene. Direi di aprire. Spero, oddio. E chi ci vuole andare là sotto? Andiamo a Seb. Senza paura, vero? Non c'è niente per cui avere paura, vero? Ok, indaghiamo. Tieni premuto, raggiungi l'armeria nel midollo. What? Questo computer funziona ancora. Ah! Che sta succedendo? Ma che... What the fuck? Caricamento what? Che stia... Ma che diavolo... Ma che cavolo? Ah? Ma che diavolo significa? L'armeria nel midollo? Che vuol dire? Spiegatemi un po'. Midollo, armeria. Oh. Ma che tipo un teletrasporto? Ma è fantastica questa cosa. È meravigliosa. Guarda qua quanti colpi, Seb. Apriamo un po' a pezzi per costruire. Sì, è tipo una specie di teletrasporto. Sì, che non ne posso prendere. Ne ho create due prima, già ne ho trovate due, ragazzi. Ah, mi potevo fare più i fatti miei. Cioè, mi volete dire che qua dentro non c'è nient'altro? Cioè, otto colpi erano otto, non mi ricordo nemmeno. Colpi pulciosi per pistola. Davvero? Vabbè. Ehi. Oh, oddio, non mi piace. Non mi piace. Per niente, per niente. Sto a dire che tutta questa situazione mi puzza tantissimo di merda. Va bene, io mi avventuro lo stesso. Nonostante tutto, mi auguro che non ci siano brutte sorprese effettivamente in questo luogo così strano e oscuro. Posso fare qualcosa qua? Mi ha appena salvato la partita. Non so se è un buon segno. Oh, ma quanto è grosso sto posto? Ehi, c'è qualcuno là? Minchia, sto posto è gigante, ragazzi. Minchia, armeria. Cioè, qua ci dovrebbe stare tipo... Oh no. È quella super aggressiva. Quella cattivissima, proprio come la peste. Questa vorrei provare ad ucciderla silenziosamente. Ma sapete benissimo, ragazzi, che la mia capacità... Dicevo, la mia capacità stealth fa ridere, per non dire che fa schifo. Mazza, quanto sei bella, oh. Sei di una bellezza sconcertante. Mi hai pensato di... Cioè, e mi hai pensato di partecipare tipo a Miss Universo, altro che a Miss Mondo qua. Ecco qua. Mi sa che non basta un colpo solo, vero? Mi sa proprio di no. Che resistente sta fro... Vabbè, mi stava a scire, ragazzi, scusate. Devo sprecare un colpo per forza, mi sa, vero? Volevo usarne il meno possibile, Cribbio. Mamma mia, è resistente sta stronza maledetta. Continuo a indagare? Continuo ad andare avanti sperando tipo in un'illuminazione divina o non so che cosa. L'ascensore mi sa proprio non funziona. Bene, vorrà dire che andrò da questa parte ed entrerò in questa porta. Cosa ci sarà mai dietro la porta numero uno? C'è qua... Ah, bello. Mi devo infilare dentro a quel buco. Nell'oscurità più totale. Oh, merda. Qualcuno mi sa che ci stava rimettendo le penne.
Perfetto. Qualcuno mi sa che ci ha rimesso le penne ormai. Che cos'è? Che sta succedendo? Che sta succedendo lì? Oh Gesù, Giuseppe e Maria. Ah, adesso se lo sta spolpando per bene. Sei cattivissimo, eh? Pezzo di merda che non sei altro, ecco. Almeno l'ho ammazzato. Prendiamo il mocciolo che ha rilasciato. Quest'altro poveraccio, ragazzi, non ce l'ha fatta, insomma, per raccontarlo. Poi c'è un sigillo per cui non si entra. Vabbana, vabbana. Minchia, continua a dire che questo posto è enorme. Cioè, continua a spandersi in ogni dove. Aspettate un attimo, con questo posso interagire? Ruota LR per regolare l'altezza e l'ampiezza della onda verde finché non combacia con quella rossa. Ah, ci siamo, c'ero. Ok. Wow, minigiochi quelli potenti e fantastici. Questo non posso attivarlo però. No, non c'ho la balestra con i dardi elettrici, per cui mi fotte alla grande. Seb, però entra con maggiore discrezione. Lo so che ho premuto io per sbaglio due volte X e che quindi il corpo ti ha detto di aprire con un calcio volante la porta. Però, insomma, cerchiamo di essere un po' più discreti. Oh, qua ci sono delle scatole verdi, ragazzi. Questa cosa mi piace. Mi piace! Oh, vedi? C'è, sì. Parti di armi, un po' di polvere da sparo. Ma aspettavo di trovare tipo la pistola del secolo. Cosa c'è qua? Ah, il kit medico, non posso manco prenderlo. Questa è un'arma, per forza. Dimmi che sono venuta fino a qui per un motivo. Oh, finalmente. Ah, il fucile a pompa. Prendilo. Beh, pure, Seb. Mi servirà. Assolutamente. Abbiamo a disposizione finalmente il fucile a pompa, che direi che metterò ovviamente fra le armi che prima utilizzerò, mi pare ovvio. Per cui immagino adesso di dover rifare tutto il cammino a ritroso. Ecco qua. Sì. Vediamo un po' come funziona sto fucile. Ah! Sì che mi piace, sì che mi piace. Ci saranno più persone ad aspettarmi, suppongo, vero? Niente sorprese. Porca. Oh, lo sapevo, lo sapevo. Chi c'è? Eravate voi che facevate quel casino? Aspetta, non voglio usarli per forza. Ecco qua. Non voglio usare già tutti. Che cavolo? I proiettili per fucile a pompa, ragazzi. La mira proprio lascia altamente a desiderare. Come sempre, qua dentro c'è qualcosa. Oh! Un'altra madunina! Che cosa fantastica! Già ho trovato altre due chiavi, ragazzi, oggi. Wow! Sto superando proprio me stessa. Va bene. Prendiamo anche questo bel mocciolello. Eccoci qua. Oh, per fortuna siamo ritornati sani e salvi. E ritorniamo, ragazzi, a Cedar Avenue. Sempre se si legge così. Corri verso la luce, Seb. In quanto tempo ci mette questo caricamento? È rimasto bloccato al 33%. Prima non ci ha messo così tanto ad arrivare all'altro posto. Però vabbè, all'armeria. Fa niente. Io continuo a correre fin quando Seb non sputa un polmone almeno. Eccoci qua. Oh, finalmente. Ultima, il trasferimento, Seb. Oh, finalmente. Eccoci qua. Ok, ragazzi, allora qua a vedere abbiamo visto. Non ci resta che andare ad indagare pure nell'altro punto di risonanza. Oh! Ma perché mi dovete far vivere sti incubi? Eh sì, io dovrei pure entrare qua, no? Ma perché? La conce tu madre, vita la merda. Ok, problema risolto. Battete il 5, ragazzi. High five, voglio nei commenti l'high five. Ma ciao, ciao amico. E sto sprecando tutti i colpi per fucile. Sono un genio, anche perché fanno un casino. Oh Gesù, Giuseppe e Maria. Dovrei seguire dritto per questa strada. O posso tornare indietro? Ah, qua c'è un'altra statuina, ragazzi. Ma che cosa meravigliosa. Oggi è il giorno dei ritrovamenti delle madunine. Tac. Ecco qua. Prendila, Seb. Prendi. Prendila, bravo. Qua, all'auto repair, ragazzi, dove siamo già stati, tra l'altro.
Effettivamente. Oh, eccoci qua dentro, ci siamo. Ma questo già l'avevo fatto. Merda, come faccio a recuperare i rifornimenti? Merda, come faccio a recuperare i rifornimenti con quelle cose in giro? Dovrebbe bastare, non ve ne andrete da qui, pezzi di merda. Ma stai cattiveria. Sono Ryan, passo. Ho chiuso un bel po' di quei mostri nella stanza sotto l'autofficina. Ora vado all'ufficio informazioni. James, mi ricevi? Mi sa di no. Merda. Ci sono delle scorte lì sotto. Devo raggiungerle. Sì, ma a quanto pare ci ha chiuso dentro vari mostri. James, dove cazzo sei? Porta le chiappe all'ufficio informazioni. Madonna. Non ci crederai mai. È lunga sta missione, ragazzi. L'ufficio informazioni è... Che cosa? Vabbè, fatto sta. Possiamo... Ah... Ecco, perfetto, direi di prepararci perché mi sa che li ha chiusi tutti qua sotto. Che bello, un altro posto strapieno di mostri, non vedevo l'ora di andarci. Ma perché sti posti devono essere così grandi, dico io? Non può essere semplicemente una stanza? Non capisco. Che cavolo? Dove sei? Ti ho cercato dappertutto. Non capisco. Non buttarmela contro. Siamo amici, no? Ti prego. Lo so. È per questo che è ancora più difficile. Smettila di scherzare, amico. Scusami, John, ma devo farlo. La Mobius non ammette errori. Bene. La Mobius? Che diavolo è la Mobius? Quella gente si è ammazzata totalmente senza pietà. Direi di continuare verso di qua. I topi in questo gioco, ragazzi, fanno sempre una pessima fine. Non so se l'avete notato. Oh merda. Che passa? Che c'è adesso? Oddio, la polvere. Hai ragione, amico. Ci starebbe male chiunque. Ah, guardatela che bella riunioncina di famiglia. Ciao ragazzi. Ah, qua serve un codice. Io ovviamente non ho. Gioia meravigliosa. E qua posso entrare. È permesso? C'è nessuno. Allora, questo me lo prendo. Poi qua c'è qualcosa di interessante. Cosa c'è? Cos'è questa cosa? Ah, dardo esplosivo. Direi che adesso ci serve tipo a sta cippa, perché la balestra io me la sogno, quindi. Ah, che altro c'è qua? Madre mia. Ma che veramente. Wow, fatto prendere un colpo. Vediamo ragazzi se riesco a fare un'uccisione stealth. Vediamo un po'. Ma vieni qua. Ma che figlio di... Mira mignotta, ragazzi. Madonna santa. C'è qualcun altro pure. Vediamo un po' cosa abbiamo qua. Qua c'è una cosa che sbrilluccica e sbrilluccica. Ecco. Qualcuno mi ha sentito. Dardo esplosivo. Colpi per fucile a pompa che ci interessano tantissimo. Ma dov'è? È qua dietro che si nasconde. Oh merda. È grosso. È grosso. Oh. Ma che cazzo. Seb. Minchia. Sollevati. Ma che stiamo a fare? Oh. Ecco fatto. Tom. Dai su. Che l'altro l'hai ucciso con un colpo solo. Che cavolo. Deve essere così complicato, dico io, no? Moccio? Niente. Mi ha dato la polvere da sparo. Va bene, ok. Cioè, che altro c'è qua? Ok, c'è questo. Poi prendi che? Ah, non l'avevo manco vista, la bottiglia. Poi mi sa proprio che non c'è altro qua. Ah, possiamo interagire con questo, attenzione. Così ci passo sotto, immagino, no? Sì, esatto. Ti avevi pensato bene, giocherina. Queste le possiamo spaccare tutte. Si sa, se magari colpissi gli obiettivi sarebbe molto meglio e molto meno umiliante, effettivamente. Va bene. Almeno qua c'è un sacco di bella roba, ragazzi. Prendi tutto. Non ti risparmiare niente. Possiamo muoverlo questo? Sì. Madonna, come pesa. Oh, e che ci hanno buttato dei cadaveri? Dai, su. Mi sono stufata. Ah, sono uscita all'esterno, ragazzi. Perfetto. Prendiamo pure questa. E poi... Oh, merda. E che poi? Che è stato? Posso prenderla?
Posso prenderla? Gna, quante belle cose! Questi? Anzi, questo semmai apriamo qua. Ok. Ok, sembrerebbe non esserci più niente. Io tornerei indietro. Ah, questo me lo stavo per scordare. Richiesta di smaltimento. Intorno alle 14.30 il cittadino bla 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 è entrato in un'area non autorizzata da Mobius e ha scoperto materiali sensibili. La cattura e riprogrammazione purtroppo non era un'opzione. La procedura d'emergenza è stata necessaria bla bla bla. Ok. Ok, salve ragazzi. Indaga un po'. Cosa avrà mai questo povero Cristo? Ah, la tessera magnetica Union, fantastico. Questa tessera magnetica presenta una serie di codici di autenticazione per accedere alle aree riservate della Mobius. Fantastico, non è che c'ho un codice. Cos'è? Un codice? Che ne so. Vabbè. Ci sei rimasto, non ti ho fatto manco alzare, sei contento? Quale sarà il codice? Che ne so io? Non lo so ragazzi, se voi avete un suggerimento da darmi su come usare sta tessera, magari lo terrò a mente perché... Ah, B34, quanto sono stupida, è scritto sopra alla porta B9676, vediamo un po'. Ah, ok, meno male, era scritto sulla porta. Ah, quanto sono stupida. Allora, cosa c'è qua? Questi componenti sono di qualità più elevata delle parti di armi standard e servono per sbloccare nuovi potenziamenti per le armi. Meraviglioso, qualche altro abbiamo. E poi kit medico che non posso prendere. Colpi che non posso prendere, quindi cioè più di così proprio non ho potuto recuperare da qua ed è stato meraviglioso, oserei dire. Sì, vabbè, io me ne vado. Qua la scala è caduta. Ah, perché c'era l'uscita dall'altra parte, sono proprio un genio io. Ok, ecco qua l'uscita. Io ho rifatto tutto il giro per tornare indietro. Proprio un genio. Ok ragazzi, pure questo problema l'abbiamo risolto. E ci resta che andare ad indagare poi nell'ufficio informazioni. Però direi che adesso ragazzi ci dirigeremo verso il rifugio per poter salvare e quindi ultimare il video di oggi. Io ragazzi mi auguro che insomma queste altre missioni non vi annoino poi troppo, perché mi rendo conto che comunque allungano tantissimo il brodo tra virgolette, nel senso che potrei tranquillamente seguire la storia principale tralasciando un po' queste altre missioni qua, che appunto allungano il tutto, per cui probabilmente la serie sarà pure più lunga di quello che avevo immaginato. Ah, qua c'è l'ufficio informazioni, che direi di lasciare per la prossima volta, sperando che sia l'ultimo aspetto ragazzi di questa missione qua, che veramente è durata abbastanza. Per cui eccoci qua. Direi di berci un bel caffè, visto che utilizzare una siringa per così poco di vita ragazzi sarebbe un po' stupido. Ok ragazzi, sì, le parti di armi ovviamente ci serviranno per potenziare le varie armi. Direi di salvare ragazzi, di lasciare il tutto alla prossima volta. Vi ripeto, spero ragazzi che questi episodi un po' così dediti alle missioni secondarie tra virgolette che comunque sono necessarie da un lato, perché per esempio oggi ho trovato due armi che mi erano assolutamente utili, quindi spero che comunque queste missioni secondarie non vi annoino troppo. Ovviamente la prossima volta spero di poter finire questa missione qua del segnale ribelle e di poter appunto indagare ulteriormente ragazzi sulla risonanza di Lily. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un budoscio a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!